fa fresco, però c'è questo sole meraviglioso autunnale e come sempre ne approfitto per registrare le intro dei miei video, che qui mi baso sempre sul tempo e sulla luce naturale che adoro. Cosa facciamo oggi? Continuiamo la saga delle ricette di Natale. Ho iniziato settimana scorsa con i cantucci dal dolce in realtà. E ora passiamo al secondo, anzi al primo e secondo, perché questa preparazione vi permetterà di avere sia un primo già pronto, secondo o ancora meglio fare un piatto unico. Preparerò gli ossobuchi alla ticinese. Vivo in Ticino, in Svizzera, e volevo onorare il cantone dove abito con questa ricetta che è buona, anche semplice da fare. E poi viene fuori questo sughino per condirci tutto il resto che è fenomenale. Ci prepariamo? Per preparare questi ossobuchi tagliamo un po' di verdura. Questa è verdura che prendo già al supermercato, tranne l'aglio, l'ho aggiunto io, per fare i brodi. Aggiungerò, mi sa, anche il cavolo in questo caso, c'è anche un pezzettino di sedano rapa, non ho il sedano ma metterò il porro, quello che c'è, tutto quello che c'è qui lo utilizzo. Iniziamo a tagliare le verdure e poi dopo passiamo alla carne. Prima di iniziare qualsiasi ricetta è importante fare la mise en place perché altrimenti ci stressiamo. Sembra un lavoro in più, ma alla fine paga e vi fa stare meglio. Così si fa una sorta di checklist per vedere se abbiamo tutto e via. Anche se la ricetta recita tagliare tutto finemente, a me piace invece lasciare tutto un po' grosso, anche perché a furia di cuocere si spappola tutto, cioè la verdura diventa quasi crema. Ecco, mettiamo anche un po' di verza. Togliamo così. Poi ci serve ancora del rosmarino e delle foglie di alloro che io ho essiccate. Facciamo così. Bene. Come vedete, una cosa abbastanza veloce. Poi passiamo agli ossobuchi che andremo a infarinare. Questi sono ossobuchi di vitello. Intanto scaldiamo l'olio nella casseruola. Utilizzo la mia pentola in ghisa che cuoce uniformemente il tutto. Poi aggiungiamo, come ho detto, un po' di rosmarino, dell'alloro, io ce l'ho secco, e del vino che sto misurando. Altri due ingredienti, passata di pomodoro e del brodo. Questo si può preparare dopo, nel frattempo andiamo a soffriggere la carne. Diciamo che il sistema per preparare questo, che sia anche il brasato e l'arrosto, è un po' sempre lo stesso. Prima soffriggere la carne in olio caldo, poi tirarla fuori, aggiungere le verdure, ma lo facciamo insieme. A questo punto togliamo la carne. A questo punto uniamo il vino. Che dovrà evaporare.
e aggiungiamo rosmarino e le foglie di alloro. E a questo punto aggiungiamo il pomodoro. Aggiungiamo il brodo. E aggiungiamo i nostri ossobuchi. Ecco, perfetto. Poi di solito si prepara la gremolada, che è fatta di prezzemolo, uno spicchio d'aglio, scorza di un limone e mettiamo un po' di sale. Noi abbiamo questo fleur de sel allo yuzu, bello limonoso, buonissimo. Abbiamo la nostra gremolada, un profumo, ragazzi. Il momento di servire. Fate la meraviglia. Cosa ci sta qui? Una bella polenta. Adesso mettiamo la nostra gremolada. Tra l'altro con il sugo potreste frullarlo e mangiarlo con delle tagliatelle. Buonissime. Buon appetito e alla prossima settimana con Spa Kitchen.